Altra diretta sorpresa. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Dobbiamo sbarbarci, ragazzi. Dobbiamo ricominciare a farci la barba tutti i giorni. Pelle che si sta incominciando a risanare. Dopo quel rasoietto americano che mi ha sfalciato, però ce l'abbiamo fatta a recuperare. Fabio Giglio, buonasera. Ragazzi, benvenuto a tutti. Massimiliano, ciao. Lazaretta, c'è, buonasera, che emozione. Buonasera a tutti, ragazzi. Allora, stasera barbettina veloce. Ciao Giovanni. Barbettina, ragazzi, tipo missile. Complimenti. Barbettina veloce perché mi devo fare proprio i perfilini, perché ho la crescita di ieri, ma dobbiamo continuare ora a sistemarci la crescita. Nicola Lamanna, buonasera. Calogero, ciao carissimo. Allora, ragazzuoli, prodottino che voglio andare a provare questa sera, Nuvadia. Qua c'è la ciotola, gli ho messo un pochettino di acqua di vegetazione, Nuvadia verde. Ciao Antonio! Ciao Orazio Costa, ragazzi, buonasera, Pool Shave, grandissimo, grande. Ciao Daniele Candy, salvuccio, quel cane è strepitoso, ma quel cane è strepitoso. E fatte sto pizzo, niente pizzo, il pizzo non si tocca, ormai fa parte della mia persona. Allora, ragazzuoli, pennello che vado a usare questa sera, Chubby 2 Sint che vado a caricare. Sono indeciso se mettere il pre-barbo o no, però mi voglio provare il Nuvadia Verde che io adoro perché la profumazione, ragazzi, è tanta roba. Mi piace tanto, tanto, tanto. Poi i Nuvadia come schiumano e come lavorano, li conosciamo, o perlomeno io ci ho provato quello verde e quello rosso. Erika Kair, ciao. Domenico Corsale, Giovanni Savoca, ciao Vincenzo Fiore. Ragazzi, vado a caricare nella ciotola, non so se si vede. Sapone che monta in maniera bestiale, ragazzi. Avvocato Solli, buonasera. Mare, la barba si fa a mattina, hai perfettamente ragione, però col fatto che io faccio le dirette con voi, le devo fare a Alessà per forza la sera, perché di mattina mi sputate nella faccia. Quindi ormai la mia pelle si è abituata che con tutto che sono indigestione, che è sbagliatissimo fare la barba, la faccio di sera con voi. Forte il cane è strepitoso, salvo. E non vi nascondo che in 9 mesi quasi che faccio le dirette con voi, il miglior momento per farsi la barba, constatato ragazzi, è la mattina. La mattina farsi la barba è un qualcosa di strepitoso. Però, e dico però, tutto secondo me è questione di abitudine. Piano piano, nel tempo, sono riuscito a farmi la barba la sera. Pennellino, e mi vado ragazzi a insaponare. Ovviamente, essendo che la barba è molto corta, ho bisogno di una bella. Orazio Costa, ciao carissimo. Pennellino sintetico, ragazzi, che io reputo di tutti i sintetici provati, voi lo sapete, io adoro il Maialax. Però di tutti i sintetici provati, il Simpson Sint 2 è il miglior sintetico che ho mai provato. Perché ha la giusta morbidezza e il giusto backbone. Ovviamente non è un prodotto, non è un prodotto per tutte le tasche, perché se non erro questo pennello costa 80 euro. Vincenzo Innamorato, buonasera Vince. Vado a mettere un po' di acqua nel pennello, ragazzi, vi dico sempre le goccioline, perché a mettere ci siamo, a levare no. Ciao Giulietto, ma un bel po' che non ti vedo. Eri così grazioso quando facevi i video della rasatura? Accetto e apprezzo la tua sincerità. Usai magari tu, cavabba si fa mattina. Eh sì, la barba, ti ripeto sempre, il miglior momento è la mattina. No, non c'è storia, ragazzi, non c'è storia. Il problema è che non lo posso fare. Però ti ripeto, ti dico anche una cosa, io ho provato a farmi la barba la mattina, come ho detto prima, ed è una goduria, maestro è troppo grande come parola.
la differenza c'è, la pelle risponde in maniera molto più generosa agli errori, la pelle è molto più rilassata, al sangue ci arrivi in maniera, diciamo, più tarda se sbagli. Io mi sistemo, ragazzi, come vi dico, ormai è un must di quello che vi dico. Io purtroppo dove vedo schiuma taglio, quindi se non me la delineo e me la sistemo, io ovunque vedo schiuma levo. Allora, ehi Thor, grande Thor, rasoietto che andiamo a provare questa sera. Andiamo a provare uno dei miei filarmonica che ho affilato con la Rocco Santini, grande Rocco, grande, grande. Tutti e due mi sa che ci dobbiamo fare una chiacchierata, perché ho saputo da un angioletto che sei un professionista dei sigari e onestamente io ho bisogno di qualche consiglio. Rasoietto che provo questa sera, il filarmonica, un 14, affilato sulla famosissima pietra che ho avuto prestato. E ragazzi, speriamo che fa il filo buono, ma già ho provato nelle mani, è devastante. Mi sbarbo e mi faccio i perfilini, ragazzi. O farfalla, c'è una farfalla. Da solo, ragazzi, che taglia con una dolcezza incredibile. Che ve lo dico a fa. Barba di un giorno. Alessandro, ciao. Fai vedere la schiuma che togli a disposizione. Ci vorrebbe il Tamagotchi come sempre. No, la barba c'è, la crescita di ieri. Ciao Annuzza, buonasera. Ragazzi, che ve lo dico a fa? Sapone che dà una scorrevolezza in viso incredibile. Incredibile, ragazzi. È un super, io lo chiamo super vegetale. Di tutti i saponi provati, ovviamente il suo costo non è un costo, diciamo, accessibile a tutti, perché una ciotola, se non dico una cacata, costa 55 euro. Però di quanto ne metti sul pennello e dalla protezione, la scorrevolezza che ti dà, le profumazioni sono strepitose. Sono profumi molto alternativi, profumi che non si sentono spesso nelle creme da barba, perché ormai di mandorla, menta, siamo sazi, ragazzi, siamo sazi. Ecco, ma bada la mantia, ragazzi, che io reputo strepitoso, perché è una persona che nel commercio dei saponi si è messo con profumazioni veramente che hanno fatto e che fanno la differenza. Che fanno la differenza. Ovvio, il grande Ciniello, che a sua volta pure lui si esprime con profumazioni, ragazzi, che devono uscire fuori dai canoni, perché le classiche profumazioni ormai hanno dato. Siamo saturi di menta, mandorla, ormai vaniglia, ormai il bergamotto c'è ovunque, il limone c'è ovunque, ci vogliono ora profumazioni molto alternative. Ovviamente il mio fotonico è la crema più buona del mondo, questo lo dico.
Anzi, ringrazio tutte le persone che continuano a provarlo e che danno, diciamo, input molto positivi. Questa cosa mi fa tantissimo piacere. Vuol dire che il mio naso, diciamo, è il naso di tutti. E sta cosa la reputo veramente strepitosa, ragazzi. Questa bonificazione fatta da Anna e da Buon Mimmozzo, strepitosa. Persone che sanno fare il loro mestiere, quindi non c'era margine d'errore. Non potevamo perdere. Tutto era indovinare una bella profumazione. Mi sono intrippato per quanto concerne veramente mettere le profumazioni nostre siciliane, quindi l'agrumato. E ce l'abbiamo indovinata. Buonasera, grande gruppo, eh. Ci difendiamo. Diciamo, per essere un gruppo di 9 mesi all'attivo, non abbiamo niente da invidiare agli altri. Che poi a sua volta non c'è niente da invidiare. Ognuno si fa la sua strada e ci divertiamo tutti quanti. Ognuno cerchiamo di condividere nella nostra passione consigli e tutto quello che gira attorno al mondo della rasatura. Ciao Federico, grande. Ucciotropea, vado. Melopotto il fotonico a disposizione. Domani. Vediamo se domani ce la faccio. Andrea Saraniti. Carissimo, benvenuto. Che goduria, ragazzi. Ovviamente il filarmonica suona. Protettività del prodotto indecente. E dico indecente, ragazzi. Schiuma da barba allucinante. Minchia che sbarbata, ragazzi. Come vi ho raccontato, ragazzi, ho ripreso tutti i miei rasoi, ovviamente, dalla mia giapponese che mi ha permesso di fare le barbe tutte le sere per 8 mesi. Ora con questa giapponese ho alzato uno step incredibile. La differenza c'è, ragazzi. Riesco a farmi la barba ancora più dolce. Ovviamente non vi nascondo che sono diventato anche più bravo ad affilare e diciamo è tutto il cocktail che si va a chiudere, perché non vi nascondo, aspettando questa pietra, sono tornato a delle vecchie pietre che usavo prima. Essendo che sono più bravo, sono riuscito a sfruttarle di più e ho rivalutato delle pietre. Quindi tutto sta anche poi nella mano che si prende nell'affilare. Io certe volte esco fuori obiettivo, ragazzi. Ciao Riccardo, mi devo vedere il tuo video, ancora non l'ho visto dell'affilatura. Ho visto che hai fatto un video perché oggi ho avuto un pomeriggio un pochettino movimentato, dovevo fare delle cose, poi sono saltate.
Che barba! Che barba! Più bravo anche in manualità. Sì, piano piano si ci piglia la mano sempre di più, Salvo. Quando dico sempre ai ragazzi che mi dicono certe volte, molto spesso, ma io potrei riuscire a farmi la barba. Ragazzi, ci vuole tanta passione e credetemi, non è nulla di impossibile. E vi posso garantire una cosa, che nel momento in cui provate questa tipologia di rasatura, che vi permette di farvi la barba tutti i giorni, voi indietro non ci tornate più. Mi faccio, come si dice in gergo, asganaway. Minchia, sai che non lo dicevo. La passata di cortesia, incomincio a sistemare tutto e lascio agire il savone, perché nella faccia una crema del genere può fare solo bene. Ci vado a mettere un after che io reputo molto vicino come profumazione, perché come sapete i Nuvadia fa solo creme, peccato, perché mi piacerebbe col loro stile molto delicato e molto particolare facessero degli after a questi livelli qua. Sarebbe tanta roba, però per non farle vuol dire che hanno i suoi buoni motivi. Sei molto veloce, è questione di mano. Anzi, stasera sto andando, diciamo tra parentesi, diciamo lento. Me la sto godendo perché sto cercando di capire il rasoio come taglia. Ciao Rocco, un bacio. Ale Marghi Pastorello, ciao carissimo. A quanto ho capito pista neanche tu più. Grande pistaiolo, però purtroppo nascono i figli. Ciao cognatino. Ragazzi, pennello che trovo strepitoso. Simpson strepitoso. Ovviamente, come vi ho detto prima, non è un pennello economico, pur essendo un sintetico, ma di tutti i sintetici provati è quello che veramente fa la differenza. Se volete un buon pennello sintetico, qualità prezzo, ragazzi, io ieri ho provato lo Yaki, l'avete visto, che per essere un pennello economico è un gran pennello. È un gran pennello. Dalla serie poca spesa, tanta resa. Ciao Merlick! Stasera internazionali. Mi manca solo il mio amichetto Carlos da Rio de Janeiro. Poi siamo tutti quanti. Dario! Ci siamo. Sciacquo pennello. Mi faccio l'ultima passatina molto leggera, ho inquadrato i quattro punti dove ancora era rimasto qualche peletto e così siamo a posto. Ok, a giorni vi farò sapere delle evoluzioni, perché andrò come ospite in una barberia molto famosa. Uccio, ti ripeto sempre, la mano ci vuole, ma non è niente di così difficile, credimi. E poi, ti ripeto, è talmente la voglia di farsi la barba così, che quando tu la provi e capisci che la dolcezza che ha il mano libera, che sarebbe questo qua, non ha uguali con nessun rasoio, questo ti porta a non comprare più lamette,
e a sbarbarti solo così, perché sfido con qualsiasi rasoio a farsi la barba tutti i giorni. È improponibile, ragazzi, è improponibile. Questo ti permette di farla tutti i giorni, perché la dolcezza di taglio che ha il rasoio a mano libera non ce l'ha nessuna, ragazzi, ve lo dirò per tutta la vita. Ovviamente vi dico anche questa storia qua, mentre nel frattempo ve la racconto. Dietro il mano libera, giustamente, dovete capire che ci sta una affilatura, ci sta una coramella, come spesa iniziale è, diciamo, un prodotto che ha bisogno di un budget particolare. Perché se comprate già un rasoio fuori quota o nei mercatini, giustamente agli inizi non avete l'occhio di capire il rasoio se è in buone condizioni o no, ovviamente potete incappare in qualche ciufolata di quelle incredibili e vi scoraggia subito. Io un consiglio che posso darvi per esperienza personale, anche perché potenzialmente lo potevo fare, quindi sono partito a bomba, prendete un rasoio buono, non ve ne pentite. Fatevelo affilare da qualcuno che ritenete all'altezza di poter affilare il rasoio. Fatevi una coramella, perché ho visto tanti ragazzi del gruppo che per amore di avere il mano libera non hanno la coramella. Ragazzi, finita la barba, c'è bisogno di passarlo sulla coramella. Prima di iniziare la barba c'è bisogno della coramella. Quindi, ragazzi, è indispensabile, perché un rasoio anche di ottima fattura, se non viene passato in coramella prima e dopo, rovinate il filo e il rasoio non taglia più. Quindi vi scoraggio ulteriormente. Ha bisogno di questi accorgimenti. Faccio questa precisazione: ho visto tantissime persone del gruppo che hanno preso la coramella su Amazon, quella di 8 euro. Ragazzi, quella non è una coramella, quella è un cartone. Quindi tutto quello che si fa quella mezz'ora sulla pietra viene rovinata istantaneamente dalla coramella. Ora, io non dico di andarvi a comprare coramelle di 500 euro, ma in Italia abbiamo degli ottimi produttori, tipo Pietro Mirto, Coramella Italia, Coramella di Mastrolivi, che momentaneamente sono i top delle coramelle che ci sono in Italia. I top. Quindi, ciao Vincenzino, ragazzi, mi sciacquo la faccia. Quindi è tutto un qualcosa, ragazzuoli, che deve camminare di pari passo, è importantissimo. Vi ripeto, tutto quello che vi dico, ragazzi, non è un fatto di scusarmi o di dire ciufolate, è quello che penso io. Magari qualcuno storce il muso, ma è la mia esperienza in questo mondo ed è giusto che io vi do o vi dico quello che mi è successo a me. Quindi, ragazzi, la coramella è importantissima, perché vi ripeto, potete avere pietre da 10.000 euro e poi avete una coramella di cartone, tutto quello che avete fatto su pietra viene completamente rovinato. E l'ora respaghi, io sempre a te aspetta, ieri mi abbandonaste, io ti aspettavo per la spaghettata, ma non sei venuto, sei chiacchierone, perché io ho a disposizione, io mi scanto, catanese sono, lo sai, e i miei chiacchiere stanno a zero. Se butti la pietra mi devi dire che sei stato tu. Allora, ragazzuoli, siccome sapete che io ve le spappolo con i prodotti, sto testando un prodotto, portamela una a disposizione, un piattello, coltello e forchetta. Ciao Marghi. Finita la barba, io non uso l'allume di Rocca, vi dico la verità, perché mi sono reso conto, mio modesto parere, che mi sento la pelle irrigidita, mi dà un effetto troppo secco sulla pelle. Sto provando un prodotto della Mirsol. Ciao Marchi, noi ci siamo sentiti, sempre le nostre chiacchierate pomeridiane che sono tanta roba. Dal pennello poi ce ne andiamo alla pesca, quindi distruttivi. Sto provando un prodotto della Mirsol che praticamente è un after carichissimo di allume di Rocca. Quindi questo prodottino, per voi barbieri che stasera siete in diretta e ce ne siete tanti, ragazzi, si chiama Mirsol Metisol. Questo non è altro che una concentrazione paurosa di allume di Rocca. Nello più, in più ha una profumazione speziata. Quindi invece di mettere poi la pietrina in faccia su tutti, che l'allume di Rocca non è igienico, messo nella mia faccia, poi nella tua faccia, eccetera, eccetera, questo qua invece te lo metti sotto forma di acqua liquida ed è molto più igienico e vi posso assicurare che è molto, ma molto più funzionale. Come profumazione, ha una profumazione speziata, erbacea,
e svanisce istantaneamente, quindi fa solo il suo effetto, e poi dopo potete mettere perfettamente l'after senza avere contrasti con l'after. Perché ragazzi, mi stavo incartando in una maniera incredibile. Ah, e vi dico anche un'altra cosa. Ieri l'ho messo, è l'effetto, diciamo, secchezza che mi dà la pietra dal lume, pur che ho comprato al lume di quelli buoni, super trasparenti, super famosi di marca, che sono i migliori. Onestamente, questo, la secchezza nella pelle non me li dà, perché c'ha pure i suoi emolienti, io penso, perché la differenza la sento tra l'effetto al lume puro e questo qua. Però non vi nascondo, ieri mi sono fatto dei red point, non so se vi siete visti la diretta di ieri, sarebbero le bollicine col sangue in faccia, istantaneamente chiuse, proprio istantaneamente. Quindi il suo prodotto fa il suo dovere. Se ne consumo una quantità misera, l'avrò messo due volte ancora e piena a tappo, e funziona da fare paura, come tutti i prodotti Mirso. Quindi ragazzuoli, se avete voglia di alzare l'asticella, secondo me sono prodotti che non possono mancare nel bagno di qualcuno, ma anche nelle barberie che vogliono alzare l'asticella a livello di qualità. E ringraziando a Dio ce ne sono tante barberie che si stanno incominciando a attrezzare con prodotti di un certo livello. E vi dico sempre ragazzi, non le comprate le cacatelle, ma non per disprezzare i prodotti commerciali. È giusto che ci sia anche il commercio dei prodotti commerciali, come dico sempre, è tutta fuffa, perché la barba ce la possiamo fare anche col DAV. E va benissimo. Però dico pure una cosa, che se uno prova un sapone di 10 euro e ne prova uno di 30, a sua volta il prezzo non è mai, diciamo, pari alla qualità. Però molte volte in questo mondo il prezzo fa la differenza, o perlomeno vi rendete conto che siete in un pianeta più alto. Quando vi mettete una crema da barba di un certo livello, ragazzi, vi rendete conto che la differenza c'è. E siccome ci mettiamo la faccia, io il prodotto di 10 euro in faccia non me lo metto. Parere personale, quindi me ne vado su prodotti di un certo livello. La profumazione praticamente svanita, ovviamente non avevo irritazione perché mi sono fatto una barba stellare, però ha fatto il suo dovere. Profumazione che vado a mettere per la Nuvadia Verde è sempre il Mirsol, stasera di Mirsol. Ciao Alfredo, io sempre te aspetto. Tonico facial, come sapete della Mirsol c'è questa qua e c'è la K. La K praticamente, per farvi capire la profumazione, sa di Brooklyn, quella verde scura. Ve la ricordate la gomma, quella verde scura, quell'odore proprio di menta? Mentre questo qua sa erbaceo. Sa di un erbaceo cosmetico. Minchia, ma che cazzo? Sa di un erbaceo cosmetico. Grande Peppe, sei il numero uno quando non c'è nessuno, Vincenzo. Io ti aspetto, la griglia è pronta con tuo cognato. Quando scendi tu, organizziamo subito. Ci andiamo a mangiare fuori. Io con tutti quelli che state venendo, tutti emigrati, ragazzi, non mi nascondo che all'incirca, l'avete visto nelle dirette, almeno ho 15 mangiate fuori. Dovrò fare questo sacrificio di pigliare qualche chilo. Ma chi se ne fotte? Muoio contento. Ma chi se ne fotte? Io sai cosa vorrei? Vorrei qualcuno che in questo momento mi toccasse la faccia. Che con tutto che mi sono fatto la barba a pelo, e dico a pelo, sono liscissimo. Ovviamente se vado a salire la sento. Ma chi se ne frega? Mi faccio la barba solo a pelo, sono liscissimo, pulito e non ho irritazioni. Valerio Novelli, carissimo, carissimo, sei un grande. Ho visto la tua compagna che gli ho chiesto l'amicizia spudoratamente, visto che tu sei mia famiglia. Tramite web ho conosciuto lei, grandi, non vi nascondo che al più presto devo venire a trovarvi. Ciao Giuseppe, barbieri consigliati a Siracusa. Non so aiutarti, ti direi una bugia. Mi posso informare, ti direi una bugia. Allora, io dico sempre una cosa.
chi fa questo mestiere lo fa perché c'ha passione di farlo. Questo non è un mestiere che lo fai tanto per farlo. Io non vi nascondo che circa un mesetto fa sono andato a una convention dove c'erano due ragazzi barbieri italiani che sono tutti e due campioni del mondo, uno di taglio a forbice e uno di taglio a macchinetta. E tu invece stai a dieta? No, la dieta fa male. Valerio, no, se tu vuoi litigare con me non devi parlare di dieta. Arrivo il 2 agosto, sono lì, organizziamo col decente, andiamo a mangiare come i porci, come sempre praticamente. Vi stavo dicendo, ho avuto la fortuna praticamente di vedere questi ragazzi come usano la macchinetta e le forbici. Ragazzi, si rimane scioccati. Il livello era altissimo e io spero di poter organizzare con questi ragazzi, perché se ne è parlato, qualcosina di molto interessante per il mondo della rasatura. Perché i ragazzi, pur essendo immensi, sono molto umili e io cercherò di dargli una mano il più possibile. Valerio Bisconti, carissimo, buonasera, hai fatto bene. Io, Valerio, sto cercando di organizzarmi perché devo andare un pochettino su, perché c'ho un po' di inviti. E non ti nascondo che tra Perugia e Napoli la capatella a Roma me la venga a fare. Uno, perché voglio vedere Vanna, voglio vedere Valentina, voglio vedere zio Roberto. E quindi vediamo ad agosto cosa cerco di costruire. Perché sembra facile, ragazzi, ma non è facile. Perché poi, quando tu non vedi persone da tanto tempo, ti vai, cioè perlomeno le vai a incontrare, ripartire dopo 2-3 giorni a fare tutto diventa difficile. Perché poi le so come vanno queste cose, e saltano tutte cose e vanno a fanculo. Ma noi ce la faremo, perché siamo più forti. Allora, ragazzi, vi faccio il punto della situazione, perché sennò io vado a ruota e incomincio a sparare minchiate mostruose. Allora, stasera abbiamo provato Nuvadia Verde, stilisti italiani, li conosco anche io, sono strepitosi, ragazzi umilissimi, di una bravura indecente. Sono troppo avanti, troppo troppo avanti. Allora, Nuvadia Verde, non dico nulla, dico solo top. 55 euro sono un po' tanti come prezzo, però se calcoliamo che vengono messi in una ciotola di porcellana che è tanto graziosa, ma il prodotto c'è, ragazzi, e quando ti fai una barba la tua pelle ringrazia. Quindi alla fine, dalla serie, ne compriamo tante ciotoline a 10 a 12 euro che non servono un cazzo. Una buona, ti fai 5 mesi di barba, a prescindere che di quanto ne metti per caricare il pennello, l'avete visto, ti fai 3 insaponate, ti dura una vita, o perlomeno 6 mesi ce li fai, se tu calcoli quanto ti costa barba. Poi, a prescindere che i discorsi soldi, ragazzi, sono da fare o non fare, perché se calcoliamo tutte le minchiate che compriamo, te ne compri 5, o perlomeno te li compri tutti i colori, rosso, blu, nero e verde, perché le adoro. Peppe, quando scendo dove andiamo a darci barba e capelli? A disposizione. E noi ti aspettiamo, grazie Valerio. Vincenzo, c'è qualche posticino, qualche amico a Palermo di quello serio che sa il suo mestiere, i fatti suoi, c'è. Ti darò solo degli input e poi sceglierai tu. Da Franco Alfonso dobbiamo andarci per forza, perché, ragazzi, barbiere del Presidente della Repubblica, come si fa a non andarci da Francuzzo? È il top. E qualche amico, diciamo, molto più giovanile, anche se quello ha la sua età ma è più giovanile di me, l'andiamo a trovare per romperci i coglioni un pochettino in varie barberie dove ci sono amici, che magari questi tagli hipster, questi pizzetti colorati, qualcosina ce la inventiamo, ci facciamo un'estate biondi. Io quasi quasi la sto studiando, che se coinvolgo a tuo cognato, che quello è più pazzo di me, a bordello finisce. Allora, vi devo far vedere quello che ho usato. Allora, Nuvadia Verde, che io mi dilungo, ragazzi, e vado minchia fuori tema. Abbiamo usato la Mirsol C, che non è la K. Ciao mister! Abbiamo usato il Metisol, che sarebbe, come vi ho detto prima, l'allume liquido, che ragazzi è strepitoso, e dico strepitoso, quindi lo consiglio pure ai barbieri di prenderlo. Andatevela a trovare su internet, perché farà differenza. La barba come ce l'ho, ragazzi, sono liscissimo, barba spettacolare. Rasoietto che abbiamo usato questa sera, Filarmonica, che vado ad asciugare
con la mia pezza sgracchio, ragazzi, si chiama sgracchio, ve lo giuro, gliel'ho rubata a mia moglie. È una pelle che sembra pelle di daino, che è l'unica pezza, guarda, si chiama sgracchio, non mi dite dove cazzo si compra perché non lo so. È una pezza, una finta pelle di daino, che quando mi faccio la barba con mano libera è l'unica pezza che in prima passata mi leva praticamente tutta la grassosità che rimane sul mano libera dovuta alla crema. È strepitosa. Magari l'avrebbe fatto pure una pelle di daino, ma io ho trovato questa qua, funziona, mia. Dice, ma è per il bai, mia. Basta, è mia. Giuliano Finocchi, buonasera. Stasera, ragazzi, siamo un bel po'. E niente, parentesi Roma, l'ho detta. So che sono ben accetto lì e non vedo l'ora di arrivare, ragazzi, ma di farmi un paio di giorni, perché è passato troppo tempo. Ci sono troppe cose da raccontarci e da dire. Scoramello un attimo il rasoio, così lo poso contento. Coramella che sto provando per ora, coramella sperimentale by Mastro Livi a tavoloccia, funziona in maniera devastante, imbarazzante più che altro. Chiudo il rasoietto, lo poso e vi dico un'altra cosa perché è importante. Oggi mi è arrivato il rasoio di Marco, che io ringrazio. Guardate un po', che proverò sicuramente domani sera. Io lo ringrazio perché me ne ha mandati due e sono raccomandato, ragazzi, sono raccomandato. Qua c'è il primo, qua c'è il secondo, tac. E quindi già questo qua l'ho provato con voi. Questo qua è quello che mi ha mandato ultimo, che proverò con voi in diretta. Questa sarà la direttina, se tutto va bene, di domani sera, salvo imprevisti, pizze, amici, perché vi ripeto, ragazzi, sto aspettando, ma credetemi, non so quante persone che non conosco del gruppo, per fare mangiate, per incontrarci, ma siete in tanti, ragazzi. Io l'altra sera si giocavo con mia moglie, perché dovete capire una cosa, mia moglie in tutto questo mi piglia per il culo. Cioè, non è che io faccio il VIP della situazione. Cioè, non, ragazzi, sono un ragazzo come voi che sono nel mio bagno e mi faccio la barba. Nulla di VIPismo o di mentalità, diciamo, da top. Mia moglie, non vi nascondo, che mi piglia per il culo. Perché mi dicono, minchia, io non ti posso vedere. Dice, le persone ti vengono a conoscere. E la cosa bella, la prima cosa che mi dicono, fammi salire nel bagno. Cioè, vogliono entrare qua dentro. Quindi, ragazzi, io vi aspetto. Agosto sarà un periodo molto ma molto movimentato, perché la maggior parte di voi state prendendo le ferie ad agosto. Quindi, ragazzi, io vi aspetto, perché per me, credetemi, a prescindere il tutto è un immenso piacere, perché tutto lo sapete, è incominciato, è un gioco che mi fa stare bene, mi diverte e mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone. E oggi avere la possibilità di essere contattato da aziende che ti dicono, me lo provi questo prodotto, mi dici la tua, visto che tu hai un margine di comparazione, o perlomeno hai una comparativa, minchia danno, per me è un grandissimo orgoglio. Perché ripeto, il 22 settembre, quando feci questo gruppo, era solo un gioco, e mi ricordo sempre mia moglie che mi pigliava per il culo dall'altra parte, mio figlio che rideva nell'altra stanza. Quindi è bello così. Oggi siamo tanti e in questi, diciamo, mesi sono successe tante tante cose che, non vi nascondo, mi hanno lusingato tantissimo. Il fatto stesso che neanche in un anno sono riuscito a fare un prodotto tutto mio. Sembra un museo il tuo bagno, eh? Questo, ragazzi, è il mio orgoglio. Questo è il mio orgoglio. In questa ciotola qua ho messo tutte le profumazioni che a me mi hanno dato qualcosa in tutto questo, diciamo, percorso, e l'ho racchiuse tutte quante qui dentro, facendo un prodotto top, non un prodotto commerciale.
non mi interessava a me fare il prodotto commerciale. Io non ci devo guadagnare con questo mondo, vivo di altro. Per me questa è solo passione, momentaneamente. Possibilmente un giorno diventerà business. Fino a quando sarà divertimento, lo dirò. E sarà solo ed esclusivamente condividere con voi i prodotti buoni. Ormai il tuo bagno è diventato un luogo di pellegrinaggio. Ma credimi, c'è un amico nostro, Nicola, La Russo, che io chiamo La Russo, che mi piglia per il culo, perché credimi, l'altro giorno è venuto un amico nostro, mi pare da Napoli, che era qui, un carabiniere, ragazzi, non mi ricordo il nome, perdonatemi. Mi fa: ma vi posso venire a trovare a casa? A disposizione. Allora, la cosa bella di tutto questo qui è che queste persone le conosci tramite le dirette, io leggo i vostri messaggini, quindi tecnicamente non c'è tutta questa confidenza. Io non nascondo niente, quindi nessun problema, viene a casa, c'è mia moglie, ci sono i miei figli, problemi non ce n'è. La cosa bella, lo sapete qual è? Che con queste persone si ha subito un impatto come se ci conoscessimo da una vita e non è il primo che viene. Quindi, come dico sempre, ragazzi, sì, parliamo di barba, la barba è magia. Perché, ragazzi, la barba così, shake bomber, sei un coglione, gli devo dire, sei un coglione. Con questo qua non è magia, con una bomboletta non è magia. Fai pagare il biglietto, ma sai che ci sto pensando? Perché prima o poi, ragazzi, devo fare business, devo rientrare di tutti questi soldi, in qualche modo dovrò fare qualcosina. Mi sa che faccio il pellegrinaggio. Infatti, glielo ho detto a mia moglie: se schiatto prima, biglietti, il museo Caccamo. Tanto di qua sono tutte cose scadute, gocciolanti. E niente, io nel frattempo ho posato tutto, mi avete fatto compagnia. E quindi, ragazzi, la cosa bella di questo mondo che si è creato è che pseudamente siete ragazzi che seguite, io vi leggo, ci seguiamo, ci leggiamo sul gruppo. Ma quando ci incontriamo di presenza, e ne avrò incontrati finora tre o quattro, ragazzi, sono persone come se io li conoscessi da una vita, cioè non c'è quell'impatto di freddura, magari che è perché non hai confidenza. Quindi, lodi, lodi, lodi a queste persone, al mondo della rasatura. Io invito sempre più persone nel gruppo. Se avete persone di portare nel gruppo diffidenti, portatele, perché appena che provano a rasarsi in questo modo, o con un rasoio di sicurezza, ma imparano a farsi la sfumata, a rilassarsi, a pigliarsi quei 10 minuti nel bagno, che sono, ragazzi, un toccasana, perché ricordatevi che la barba per l'uomo è l'unico momento di bellezza che ha. Le donne ne hanno tantissime, hanno il trucco, hanno le sopracciglia col tatuaggio, hanno le cerette, hanno i massaggi. L'uomo è molto più crudo. Prima o poi proverò il mano libera e quello sarà il giorno più bello della tua vita. Lorenzo Costantini, ciao Peppe, ben trovato. Ciao Lorenzo. Allora, ci sono tante belle persone in questo canale, sto parlando con tanta bella gente, onesto. Io, ragazzi, vi ringrazio. Ovviamente, vi dico, non è smacchettata, dico anche un'altra cosa. Mi sono accorto da mesi che nel gruppo, fra di voi, sono nate anche delle amicizie, non solo con me. Fra di voi sono nate delle amicizie, quindi lo scambiarsi consigli, dritte, scambiarsi prodotti, darsi, che ne so, appuntamento quando siete nelle vostre zone. Se questo gruppo. Ciao Thor! Thor americano, ragazzi. Ti ripeto, stasera mi manca solo Carlos da Rio de Janeiro e poi siamo a posto. Io nel frattempo, ragazzi, mi sto lavando il bagno, perché questi prodotti lasciano la platina nel bagno grassosa. E poi mia moglie me le massacra, ragazzi, in una maniera incredibile. Quindi io lo devo pulire per forza, perché sennò poi incominciamo. Giovanni Condorelli, carissimo. Ciao grande. Ragazzi, mi ci fate credere, ma lo sapete, poi quando mi conoscete lo vedete che sono un cazzone. Cioè, non ho queste manie di grandezza, ma neanche mi. Cioè, non è il caso. Io dico sempre, ragazzi, io sono il proprietario del teatro e gli artisti siete voi. Perché la mattina, quando vedo che nel gruppo pubblicate i vostri esotted, sarebbe la sbarbata del giorno, quello che pubblicate, il rasoio, la lametta che avete usato, eccetera, eccetera. È bellissimo, ragazzi. È bellissimo. E poi, soprattutto, quando c'è qualcuno che vi sottoscrive, voi date i vostri pareri. E la maggior parte dei pareri, visto che in questo gruppo, diciamo, l'asticella si è alzata molto. Ciao Raffaele!
Pensa che la prima volta che ti ho visto in diretta pensavo che eri nel tuo negozio di bar. Brava. Ma non sei il primo che me lo dice. Ho dovuto combattere, Valerio, perché mia moglie non me lo voleva dare questo bagno. Non è vero, sei solamente umile, ma una gran bella persona. Gioa, io ci metto la faccia, sempre. E magari qualcuno non posso stare simpatico a tutti. E ovviamente fa parte della vita. Mi sono reso conto che se tu dici troppe volte la verità, non stai simpatica a tutti. Ma io me ne fotto! Dico quello che penso, quando c'è un prodotto che non mi aggrada, con tantissima educazione dico che non è delle mie note, perché sempre, a prescindere che possa essere un prodotto non delle mie note, dietro una ciotola ci sta chi lavora, chi si alza la mattina, chi etichetta, chi impacchetta, chi fa le pedane, e quindi mai denigrare il lavoro degli altri. Ovviamente, cosa succede? Quando voi provate una linea di prodotti, tipo stasera abbiamo provato i Novali, per farvi capire, che io li trovo strepitosi. Ho provato il verde questa sera. È normale che mi vado a comprare il nero, il blu, il verde? Beh, è normale, perché la meccanicità del prodotto è strepitoso, quindi io continuo con le profumazioni se mi piacciono. Ovvio, se c'era lavanda e liquirizia, cazzo non me lo sarei comprato, perché odio la lavanda e la liquirizia. Ciao Peppe, sera a tutti, scusate l'assenza ma io sono in ferie, e fai benissimo, perché io non ti nascondo che se ce la faccio un paio di giorni veramente stacco pure io, me lo dico sempre ragazzi, non lo faccio mai, perché poi c'ho sempre il cruccio, no, devo andare in diretta, mia moglie mi guarda, dice devi andare in diretta, e io gli dico no, per 3 giorni non vado in diretta, poi mi vede che io ho le smanie e a sua volta diretto. Stasera mi sa che ci siamo fatti anche una bella chiacchierata involontaria, ragazzi. Io, come lo sapete, per andare a ruota e sparare minchiate sono numero uno, quindi già possiamo stare fino alle 5 di mattina. Il pennello l'ho pure asciugato. Se avete possibilità di farvi un pennello sintetico, di tutti i pennelli sintetici, ragazzi, ovviamente di altissima fascia, questo è il migliore. Io vi posso consigliare questo qua, ragazzi, è strepitoso. Il miglior pennello sintetico che esiste, o perlomeno che ho provato. Ieri, non mi nascondo, ho provato questo qua, che è un altro livello, costa mi pare 15 euro. Qualità prezzo, questo lo batte 10 volte a questo qua. Però è un'altra setola, è un'altra cosa. Questo onestamente c'ha il backbone giusto e la morbidezza giusta. Voi lo sapete, con tutto che questo è eccezionale, io sempre il maialazzo di 10 euro adoro. Però per la pelle che me la sono massacrata, come sapete, con quel pennello, con quel rasoio americano, io momentaneamente ho bisogno del mio pennello morbido per rilassarmi un pochettino. Ma ogni tanto un hangout. Allora, Tommaso Guerrini, tu devi capire che in questo gruppo non tante persone sanno che cos'è un hangout. Allora, vi dico cosa vogliamo organizzare. Allora, nel mondo dello svapo, il buon Tommaso e tantissime altre persone che fanno parte del gruppo, noi da anni facciamo degli hangout. Gli hangout è un'applicazione di Google Play, oppure di Google Store, che praticamente ti permette di fare una diretta facendo entrare persone e parlare tutti quanti insieme, ovviamente ognuno con i suoi tempi, e stare, mi pare che siamo 10 o 15 in diretta, a sua volta a 5 minuti, a 5 minuti facciamo uscire, entra uno, entra l'altro, per dare la possibilità a tutti di poter interagire. Perché io parlo con voi, vi leggo, però è più bello anche quando ci parliamo. Quindi aggiorni Tommaso, quando tu sei disponibile, ne organizziamo una, fai il post e vediamo, facciamo sta prova per vedere come va. Io spero che in queste serate possano entrare sia produttori che ragazzi, quindi esserci anche un confronto diretto tra produttore e consumatore. Quindi è bello che un ragazzo magari di un prodotto ha un dubbio, magari ti entra un produttore e gli fai la domanda proprio a lui, ma perché questo prodotto mi fa X? La risposta del produttore, secondo me, sarebbe una bella cosa. Quindi si deve fare, come abbiamo fatto nello svapo per tantissimi anni, Tommaso. Se il tutto dovesse andare in maniera, diciamo, graziosa, è una cosa che si potrebbe fare anche una volta alla settimana. Specialmente sui prodotti provati, si potrebbero aprire delle discussioni sul prodotto, sul prezzo, sulla qualità, sulla meccanicità, eccetera, eccetera. Si possono fare anche pure serate d'affilatura. Ovviamente nel gruppo persone di un certo calibro ce ne sono che sanno affilare in maniera con tanta dignità, quindi che ben vengano. Ragazzuoli, io tutto quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Saluto mio fratello Valerio, ti voglio bene, a te e tutta la tua famiglia, vi adoro. Pino Profeta, buonasera.
Ciao Torre, ciao Anna Maria, ciao Raffaele. Io ragazzi vi saluto, la barbetta ce la siamo fatta, ci vediamo domani sera sicuramente con il rasoio di Marco Lopez, che io ringrazio. Domma, dobbiamo organizzarla questa cosa, facciamo gli hangout, vediamo se riusciamo a fare una linea diretta tra produttore e consumatore, in modo che così le persone hanno la possibilità veramente non di parlare con me. Quella Carlos! Aspettavamo te, aspettavamo te, ho detto ragazzi, c'ho l'America, l'America centrale, Brooklyn, mi mancavi solo tu. Benissimo, ora siamo a cavallo, io mi do una pettinata al pizzetto, che a giorni ragazzi devo fare sfoltire perché già c'ho questo punto che se ne va a ciolla di cane, si può dire a ciolla di... Rute Rosa, ciao Rosa! Rosa è una grandissima sarta, i quali, c'è stato un periodo della mia vita che mi faceva i cappellini quando io saldavo... da saldatore. Tommaso, organizziamoci per fare questi hangout, o se non riusciamo a farli su hangout, perché mi ricordo che qualche volta quando c'erano gli aggiornamenti prossimi era tutto un casino, facciamo un qualcosa su Skype, perché mi pare che su Skype ora si riesce a fare le videochiamate o perlomeno le videoconferenze con 10 persone, che è molto più nitido e molto migliore. Ciao Valerio, buonanotte, grazie per il Pippo è solo... un nome che tu sai perché è la mia famiglia, mi chiama Pippo, quindi apprezzo ancora di più, caro. La buona serata e ci aggiorniamo. Appena che sono dalle tue parti ti vengo a rompere i coglioni. Ciao da Parigi! Ecco, vedi? Ora siamo scesi dall'America, siamo andati dall'altra parte e siamo dalla parte di Parigi. Quindi ragazzuoli, aggiorniamoci, teniamoci in contatto. Tommaso, tu cerca di provvedere a questo hangout, vedi un po' tu che tu sei il piccolo mago dei videogames. E ci incominciamo a fare questi hangout che secondo me servono, servono. E se vanno di moda, ragazzi, funzionano. Io con questo qua vi saluto. Sì, anche su Skype. Se si potesse fare su Skype, ragazzi, è tanta roba. Perché su Skype la qualità video è molto migliore. Specialmente ora che bene o male tutti quanti abbiamo la 200 mega a casa. Che mi pare che la 7.5 forse neanche la fanno più, se dico una cagata non lo so, quindi con la 200 mega ci vediamo a schermo 46 pollici alla grande. Si organizza ragazzi, si organizza, così vediamo se possiamo farlo diventare durante la settimana, un giorno alla settimana, un punto di riferimento per confrontarci e stare veramente a tutti gli effetti a contatto diretto. Io Raffaele ti saluto, saluto il Marchese, saluto Tommaso, saluto Annuzza, tutte le persone che vedo con i pallini, ragazzi, la buonanotte, grazie della compagnia, ci vediamo domani sera. Ma che sono liscio, che sono bello. Non è vero, bello no. Sì, mi piace.